ginnastica è composta da 4 attrezzi: volteggio, parallele, trave e corpo libero. Ci sono due vari tipi di ginnastica, ci sono quelle più potenti che sono più portate a fare corpo libero volteggio e altre un po' più sciolte che comunque fanno tutto. E a volteggio e corpo libero ci vuole molta potenza, invece in trave in parallela un po' più di precisione. Viene formato un punteggio attraverso, spiegandolo in maniera semplice, a seconda di quello che uno fa, diciamo, ci sono dei determinati coefficienti di difficoltà, quindi c'è una composizione che deve rispettare determinate regole, ma che ha dei contenuti che possono essere più o meno elevati. La mia specialità è volteggio, ma mi piace molto anche corpo libero. Il volteggio, c'è una rincorsa da 25 metri, c'è una pedana posta di fronte ad una tavola del volteggio che è alta 1,25 m. Volteggio facevo il primo salto, un doppio avvitamento, che è uno dei salti più difficili che si fa indietro, e avanti facevo un salto teso. Più si è capaci di essere dinamici ed esplosivi sia nella rincorsa sia nella repulsione sulla tavola del volteggio, più ampia sarà la seconda fase di volo, nella quale la ginnasta deve cercare di compiere un numero di rotazioni e trasversali e longitudinali il più ampio possibile, cercando di arrivare viva e ferma, soprattutto cercando di stoppare gli arrivi. Asimmetrica è molto ostico come attrezzo. Devi essere molto potente, però comunque devi essere magra, non puoi ingrassare, devi essere abbastanza leggera e devi comunque essere molto determinata. Sin da piccole ci alleniamo, soprattutto facciamo tanto potenziamento per essere pronte fisicamente, poi la scioltezza che serve comunque nei salti artistici a corpo libero e trave. La trave è lunga 5 metri, alta 1,25 m ed è larga solo 10 cm. È un misto tra acrobatica e parte artistica, tant'è che diciamo degli 8 elementi, 3 devono obbligatoriamente provenire da parti artistiche. L'esercizio che provavo in trave è verticale twist, che consiste in un salto indietro con mezzo giro. E la difficoltà è stare dritti e centrare la trave. La pedana del corpo libero è una pedana di 12x12. Le ginnaste devono compiere un esercizio massimo della durata di 1 minuto e 30, come era anche per la trave. Chiaramente la parte acrobatica è molto importante. Si tende a dare anche una certa rilevanza alla composizione artistica. Per uno sportivo il suo tecnico è il punto di riferimento. Dopo tanti anni comunque diventa come un secondo genitore e ti dà molto supporto.